Ciao Bethesda.it! E dopo essere stato tra i pochissimi a essere già entrato dentro il lockdown con lockdown all'italiana, ed è stata una cosa che a me ha entusiasmato, perché Enrico Vanzina ha dimostrato che cosa potesse essere anche il cinema. Io veramente non ne posso più di tutti quelli che stanno rimuovendo nell'audiovisivo ciò che stiamo vivendo da 2 anni. Beh, insomma, dopo aver esordito alla regia, non proprio da ragazzino, ma dopo aver esordito alla regia con Lockdown all'italiana, con un film secondo me molto interessante su di noi nel momento in cui stavamo cominciando a vivere quello che viviamo ormai da 2 anni, Enrico Vanzina, dopo che suo fratello Carlo lo ha lasciato, continua la sua carriera da regista, dopo essere stato per anni appunto l'anima letteraria, un po' come Ethan Coen lo è stato per Joel Coen, anche se i Vanzina erano un tutt'uno. E i Coen vengono citati in questo film perché Tre Sorelle non è più Lockdown all'italiana, siamo nell'estate del 2019, Vanzina non vuole più riflettere istantaneamente su ciò che è stato stare a casa dentro una coppia che si tradiva, come appunto la Minaccioni ed Ezio Greggio. Benissimo, no, adesso bisogna due coppie, peraltro un conflitto di classe pazzesco rappresentato benissimo, diciamo dentro il cinema italiano gli autori stanno da un'altra parte in questo momento, invece insomma chi fa cinema di genere è molto più vicino a noi e dentro la società. Tre Sorelle invece è un Vanzina più letterario che non che vuole anticipare il dramma che abbiamo vissuto tutti e che veniva raccontato in parte in Lockdown all'italiana, perché siamo nell'estate del 2019 e le sorelle Sabrina, Marina e Caterina, più Lorena, che non è sorella ma è diciamo una sorta di domestica, beh insomma queste quattro donne, ma soprattutto le tre sorelle Sabrina, Marina e Caterina, vanno al Circeo per svagarsi. Sono tre sorelle molto particolari perché hanno tutte madri diverse e sono figlie di un uomo che non ci sarà più, questa cosa che a me ossessiona, il maschio italiano trombatore con 200.000 famiglie, che ormai è una sorta, è estinto, lo sapete, a partire dalla mia generazione, non parliamo di quelli che sono arrivati dopo, e quindi è un film molto interessante sulla nuova donna e sul vecchio maschio. Questo maschio che Vanzina sicuramente ricorda molto bene e che ha fatto parte della nostra cultura e dei nostri racconti. E questo è un film dove le sorelle vanno, sono una più diversa dell'altra, Serena Utieri e Marina, la molto altolocata, casa bellissima a Roma, scopre che il marito è diventato gay. E no, con Mario no, sì, con Mario sì, già mi ha fatto molto ridere. Mario, sì, mi chiamo anche io Mario, salve signora, sono Mario, si ricorda? E fantastici. E poi...